Il nuovo mid è arrivato. È arrivato il mese di Halloween e questo significa soltanto una cosa: il nuovo aggiornamento di Halloween su Fortnite sta per uscire. Mi sono messo pure il cappello in tema per questo evento. Dovete sapere che ci sono delle informazioni segrete non ancora ufficiali riguardanti il prossimo aggiornamento di Halloween, che sarà gigantesco. Vi dico soltanto che c'entra moltissimo con gli oggetti che state vedendo sul mio armadietto in questo momento, tra cui il presunto ritorno del nostro caro boss Mida, ma in un modo totalmente assurdo. Se anche voi non vedete l'ora di shoppare le nuove skin speciali di Halloween, mi raccomando, andate nel negozio oggetti e ricordatevi di inserire il supporto a un creatore Matiz, proprio come c'è scritto qui. Tra l'altro le skin di Halloween stanno già uscendo, quindi se le shopperete col mio codice ricordatevi di taggarmi su Instagram. Adesso però forse è meglio toglierci sto cappello e mettere le cuffie, dato che dobbiamo giocare. E sentire i nemici dicono che sia utile in questo gioco. Buttiamoci all'autorità, perché questa zona potrebbe rappresentare il punto fondamentale dell'aggiornamento di Halloween. In giro per il web ci sono dei leak non ufficiali che dicono che durante l'aggiornamento di Halloween arriverà un nuovo boss nella mappa, ma un boss che in realtà conosciamo molto ma molto bene. Vi do 3 secondi per indovinare di chi sto parlando. 3, 2, 1, esattamente, sto parlando proprio di lui, del boss Mida. C'è un nemico che faremo fuori. Sì, Mida potrebbe tornare a essere il boss dell'autorità. Ma attenzione, perché su internet sono state trovate delle immagini appunto del boss Mida che potrebbe essere aggiunto ad Halloween. E ovviamente un boss di Halloween non può essere così normale. Nell'immagine che vi sto mostrando in questo momento state vedendo il boss Mida versione fantasma. Guardate quanto è figo. Ed effettivamente ha senso. Mida è sparito nella stagione 2. Nessuno l'ha più visto. È stato sostituito da Jules e l'agenzia è diventata l'autorità. Adesso nell'autorità non c'è più nessuno. È completamente vuota e smantellata. Quindi vi devo dire che sarei super felice di vedere un boss Mida anche versione fantasma nell'autorità. Però c'è una cosa fondamentale da dire: un boss ha bisogno dei suoi scagnozzi per essere un vero boss. E beh, diciamo che dei leaker hanno pensato anche a degli scagnozzi che potrebbero essere perfetti per Halloween. Ecco a voi gli scagnozzi fantasma. Guardate quanto sono fighi, guardateli. Tra l'altro mi fanno quasi paura perché tengono in mano il lanciarazzi di Halloween, quello con la zucca. Cioè ragazzi, ve lo immaginate il boss Mida con tutti i suoi scagnozzi fantasma che hanno in mano dei lanciarazzi? Ma stiamo scherzando? Questi fanno esplodere l'autorità. Sarebbe davvero qualcosa di assurdo combattere contro degli scagnozzi fantasma, ed è per questo motivo che ho messo la skin di Mida con queste ali e anche il piccone. C'è un nemico, raga. C'è un nemico. Eliminato. Sì, lo so che non ti aspettavi di me. Ero nascosto perché dovevo parlare. Scusa amico, non volevo offenderti. E questo potrebbe spiegare il motivo dell'autorità, che è stata vuota per tutto sto tempo. È stata vuota, è diventata tipo una casa abbandonata, una zona abbandonata piena di ragnatele. Boom, boss di Halloween. C'è da dire un'altra cosa però: un leaker di nome Apex, famosissimo, ha scritto su Twitter una cosa che ci potrebbe interessare. Sentite un po' qua. Mida, probabilmente una versione diversa di lui, e potrebbe essere quella fantasma, avrà uno scar dorato. Uno scar dorato, quindi probabilmente lo scaracca mitico, ma soprattutto avrà 100 di vita e 350 di scudo. Cosa? Io non so quanta vita hanno i boss, ma 350 mi sembra un botto. Avrà in totale quindi 450 di vita. E il bello è che non finisce qui, perché tutte le nostre teorie tornano. Perché dice che gli scagnozzi fantasma avranno il fucile d'assalto, oppure il pompa, oppure la mitraglietta, oppure il lanciarazzi zucca. Sì, avete sentito bene, il lanciarazzi zucca. Se mettiamo insieme le immagini che abbiamo visto con il leak
pack di Ibex, tutto torna! L'unica cosa che non viene specificata è dove si troverà questo boss. Io sono quasi sicuro che sarà l'autorità, però non è detta l'ultima parola, eh. Magari sarà tipo in questo punto sperduto della mappa, che ne so. So solo che questa cosa mi piace tantissimo. Io ero troppo affezionato a Mida quando era all'agenzia, era il mio boss preferito. E quando l'hanno fatto letteralmente scomparire, ci sono rimasto troppo male. Poi è arrivata quella Jules che secondo me non è piaciuta a nessuno. E ora ci ritroveremo Mida forse versione fantasma, ma stiamo scherzando? Oh! Ma come avevano fatto a sentirmi? Forse perché mi ero mosso un pochino. Ok, beh, diciamo che abbiamo conquistato le tubazioni di questa zona. Nessuno potrà far fuori il Mida che cammina in mezzo a tutti questi posti stretti. Beh, diciamo che un Mida versione Halloween io me lo immagino in questo modo. Guardatelo, fa paura e soprattutto con queste ali ci stanno benissimo. Guardate come cammina. Il nuovo Mida è arrivato. Sono bravo a fare le imitazioni, eh. Ci sta benissimo questo balletto. Basta, siamo in top 14 totalmente a caso. Ho fatto 2 kill. E camminerò per tutta la partita in questo modo adesso. Il boss mid è arrivato in anticipo nella mappa di Fortnite. Però c'è una cosa che non vi ho ancora detto. Un'immagine in realtà che si è diffusa tantissimo in giro per internet. Ed è per questo che secondo me potrebbe essere molto molto vera. Questo bundle che vedete in questo momento secondo me potrebbe uscire nel periodo di Halloween, considerando che abbiamo come skin principale quello che sembra proprio Joker. È vero, questa skin ad Halloween ci sta un sacco, ma non so se avete visto sulla destra qualcosina davvero assurda. Mida compare praticamente ovunque in questo video, capite? A fianco a Joker sulla destra c'è un Mida con un'armatura. Un Mida con un'armatura, che è il nuovo Iron Man. Potrebbe essere una collaborazione tra Iron Man e Mida questa. O magari chi lo sa, Iron Man ha richiamato Mida che era stato fatto fuori dalla mappa di Fortnite per aiutarlo a conquistare il mondo. Sì, ok, forse stiamo andando un po' oltre con la mente. Sì, la nostra immaginazione non ha limiti. C'è da dire però che è una figata incredibile. Questo bundle costerà circa $24 e uscirà probabilmente nel periodo di ottobre-novembre. E anche qui guarda un po' compare Mida con una nuova skin oppure con una nuova versione. E lì c'è una macchina che sta cadendo dalla montagna. Sì 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 sì, però dobbiamo andare in safe, altro che macchina che cade dalla montagna. Che dire raga, se Mida arriverà in versione fantasma con tutti i suoi scagnozzi con lanciarazzi, io ve lo dico, giocherò a Fortnite dalla mattina alla sera all'agenzia. C'è il nemico secondo voi? No? No no raga, il nemico non c'è. Dov'è? Secondo me... Com'è possibile? Com'è possibile che è già scappato? Raga, dove è finito il nemico? Non lo so, ma porca miseria la tempesta! Ma guardate che mi tocca fare! Guardate che mi tocca fare! Io che vi faccio vedere tutte queste cose di Halloween, voi mi fate cadere dalle montagne! Non potevano passare attraverso le cose sti fantasmi, no? Ah, vabbè che ancora il mio Mida non è un fantasma. Ah, però vabbè, questi sono dettagli. Porca miseria, mi devo sbrigare, mi devo sbrigare, mi devo sbrigare! Allora, qui posso saltare, vero? Qui posso fare un bel saltino tattico. Possiamo fare così, possiamo fare così e attivare il deltaplano. Bene, 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 bene. Corri, 46 di vita. Sbrigati, sbrigati. Cioè, ho passato tutto il tempo nelle tubazioni a parlare del possibile aggiornamento e sono ancora vivo. Top 7. Ok, questa ora la dobbiamo vincere da zombie, eh. Come solo dei veri zombie sanno fare. Ora ho zombificato, però il balletto non lo posso mettere perché sennò muoio 100% da un cecchino, me lo sento. Mi piacerebbe andare in un posto un po' più sicuro di questo, devo ammetterlo. Gente che spara con lo Scar, gente che spara con lo Scar. Attenzione però, a proposito di Scar, mi sembra molto strano che nel leak che abbiamo letto insieme c'è scritto che Mida avrà lo Scar dorato. Perché non c'è la pistola a tamburo? Cioè, quell'arma era una figata incredibile. Nel senso, a me piaceva la pistola a tamburo, l'arma del vecchio Mida. Ci sarebbe stata bene, magari con una skin speciale. Ah no, vabbè che Mida trasforma tutto in cose dorate. Aspetta, e ora che è però versione Halloween, in cosa le trasforma le armi? Cioè, l'oro con l'oscurità di Halloween non hanno molto senso. Avrebbe più senso trasformare le armi in delle zucche. Vabbè, sentite, lo scopriremo. A me basta che rimettete Mida e sono felice. So solo che questi stanno fightando come dei... Chi è? Chi è? Oh!
Au! No, 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 no! Questo c'ha i co- c'ha Wolverine! C'ha gli artigli! Eccolo! Porca miseria, porca miseria. Questo è agguerrito, eh. Ve lo dico. Questo è agguerrito. È scappato? Ma dove va? Guardate quanto è agguerrito. Questo ci fa male. Ve lo dico, questo ci fa male. La safe! No! Dobbiamo andare in safe, dobbiamo andare in safe. Sbrigati, sbrigati, sbrigati. Qua rimango fritto. Qua rimango cotto dalla tempesta. Se non mi sbrigo rimango cotto dalla tempesta. Ricordiamoci che c'è anche il nemico, oltre alla tempesta. Tutti mi stanno inseguendo in sta partita. Ecco, vorrei diventare un fantasma con uno schiocco di dita in questo momento, dato che siamo in tema Halloween. Motoscafo? Aspetta. Aspetta. Aspetta che l'ho eliminato. Regà. No, no, un altro nemico. No. No, no, quarta posizione, sono stato fatto fuori con lo scardoro. No, vabbè, raga, non ci voglio credere. Questa partita è stata a dir poco assurda. E tra l'altro era quello che ha gli artigli di Wolverine. Vabbè. Che dire, ragazzi, in questo momento compariranno sullo schermo dei video che sicuramente non avete visto. Cliccate su quello che preferite. E beh, l'aggiornamento di Halloween sta arrivando. E se tutto quello che vi ho detto è vero, sarà una figata incredibile. Alla prossima.